Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Parola del Signore. Carissimi amici, carissimi fratelli e sorelle, cominciamo un nuovo appuntamento di riflessione e di meditazione sui brani dei Vangeli che ci accompagneranno in questo tempo di Quaresima, tempo che, come ben sapete, è cominciato con il mercoledì delle ceneri, quando in chiesa, ricevendo le ceneri sul nostro capo in segno di penitenza, non solo abbiamo inquadrato un po' il motivo sostanziale di rinnovamento penitenziale del tempo di Quaresima, ma abbiamo sentito l'invito dalla parola stessa di Gesù: convertitevi e credete al Vangelo. Ed è in sostanza l'invito che Gesù ci rivolge nel Vangelo di questa prima domenica di Quaresima che prendiamo proprio dall'Evangelista San Marco, come abbiamo già sentito. Però il Vangelo di oggi è, diciamo, contestualizzato dalla prima lettura. Diciamo che la prima lettura dà un po' il tono generale. Perché questo invito alla conversione? Perché questo invito a cambiare vita? Perché questo tempo penitenziale? Che cosa c'è alla base? Cosa c'è di fondo? C'è il fatto che il Signore Dio, il quale è sempre fedele a se stesso e quindi è fedele alle sue parole, fedele ai suoi pensieri, fedele ai suoi programmi di vita, di salvezza, vuole ricominciare l'opera, ecco, della redenzione, l'opera della salvezza, quello che il peccato delle origini aveva chiuso per sempre, il rapporto tra Dio e l'uomo. Il Signore lo vuole ristabilire con un nuovo piano, con una nuova alleanza. E nella prima lettura, dicevo, sentiamo il momento in cui, passato il diluvio, ecco, compare l'arcobaleno. Dio inventa l'arcobaleno, un abbraccio lucente tra cielo e terra, segno di una comunione che viene reinventata con ogni essere che vive in ogni carne. Bello questo, il segno dell'arcobaleno, segno di una comunione reinventata tra Dio e l'uomo e sorgente di speranza, perché questo Dio non ti lascerà mai più. Tu lo puoi lasciare, puoi decidere nella tua libertà, come hanno fatto i progenitori, di scegliere un'altra strada, un'altra pista, ma lui no. Questo Dio tu lo puoi lasciare, ma lui no, non ti lascerà mai. E il Vangelo di San Marco che ascoltiamo, a differenza degli altri due sinottici, di San Luca e di San Matteo, riporta il contenuto delle tentazioni di Gesù nel deserto, ma non riporta i particolari delle varie tentazioni, delle tre tentazioni. Marco è molto essenziale, va subito all'essenziale. C'è una notazione fondamentale, dice che lo Spirito sospinse Gesù nel deserto. Noi in italiano abbiamo tradotto così: Dio sospinse Gesù nel deserto, ma il testo greco dice ekballei. San Girolamo nella Vulgata traduce in latino expulit, molto più forte. Non è un semplice sospingere, è proprio uno scagliare. No, va nel senso di quella ora
che diciamo poi Giovanni, l'Evangelista Giovanni puntualizzerà bene, ma nel senso di quel bisogna, è ora, è tempo che questa salvezza, ecco, si realizzi nel mistero pasquale del Cristo. Dunque, questo sospingere di Gesù nel deserto da parte dello Spirito è molto di più, significa molto, molto di più che un semplice indirizzare. Deserto, dove rimane 40 giorni tentato da Satana. E in questo luogo simbolico Gesù giocherà la sua partita decisiva, sarà una questione di vita o di morte, perché che tipo di Messia sarà Gesù? Che tipo di Messia dovrà essere Gesù? Un Messia venuto per essere servito o per servire? E un Messia venuto per avere, per comandare? O venuto invece per abbassarsi, l'umiliazione, la kenosi, venuto per abbassarsi, per scendere, per avvicinarsi, per offrire, deserto e tentazione. La tentazione che si configura sempre, anche nella nostra vita di ogni giorno, la tentazione si configura sempre una scelta tra due strade, potremmo dire tra due vite. Potremmo forse dire meglio, si configura come una scelta tra due amori. Senza scegliere tu non vivi. Il grande padre del deserto, Sant'Antonio Abate, il fondatore del monachesimo orientale, del monachesimo egiziano, era solito ripetere: togliete le tentazioni e nessuno si salverà più. Se togli la tentazione, viene a mancare quel gioco della libertà. Per cui c'è, ecco, questo mito, questa realtà della scelta. Già nell'Antico Testamento, agli inizi della Torah, il Signore Dio dice: io metto davanti a te la vita e la morte, scegli tu. Davanti a te ci sono queste due strade, queste due realtà. Il primo dei comandamenti in realtà è un invito alla scelta. Scegli chi vuoi amare. Comunque non restare inerte, non restare passivo, non restare sdraiato. Papa Francesco chiama i cristiani della poltrona, i cristiani del divano. No, non restare inerte, non restare passivo. Questo invito alla scelta, così come lo leggiamo nel capitolo 30 del libro del Deuteronomio, è quasi una supplica da parte di Dio, no? Che Dio stesso rivolge all'uomo: scegli, ti prego, scegli la vita, scegli l'umano, potremmo coniugare così, a fronte del disumano tu scegli l'umano, oggi come non mai forse, questa scelta per l'umano è la più urgente, è la più improcrastinabile. Vedete la pandemia, leggevo su qualche giornale, in qualche nazione d'Europa si fanno delle scelte: se arriva un ammalato in ospedale, anziano, malato di Covid, lo si lasci morire, leggevo qualche giorno fa. Dunque si impone questa scelta anche come scelta dell'umano contro il disumano. Scegli sempre ciò che fa crescere la vita tua, ciò che fa crescere la vita degli altri, soprattutto in dignità. Bene, Gesù è spinto nel deserto, è scagliato, potremmo dire è scacciato dallo spirito nel deserto, potremmo dire scaraventato dallo spirito nel deserto, vi rimane 40 giorni tentato da Satana e dopo aver ricevuto il battesimo, ma soprattutto dopo che Giovanni il Battista è stato arrestato, Gesù inizia in Galilea la sua predicazione, il Vangelo di Dio, e dice queste parole che abbiamo già sentite e che risuoneranno spesso nell'itinerario quaresimale: il tempo di Dio è compiuto, convertitevi e credete al Vangelo. Il tempo di Dio. E non è questo tempo un cronos, ma è un tempo particolare, lo dice già, tempo compiuto,
è un kairos, è un tempo compiuto, è un tempo pieno. O kairos peplerotai, dice Gesù. Il tempo di Dio è un tempo pieno, kairos plerun. Dunque è una pienezza, ecco, più che un compimento. Con queste parole la Quaresima si presenta davanti a noi come il tempo per eccellenza della salvezza. Se è un kairos, se è una pienezza, allora è un tempo per eccellenza, è il tempo per eccellenza della salvezza. È un tempo che si vive in un ambito intenso, partecipato, creativo, caldo, vivo. Se io avessi un'ora a disposizione, potrei dedicare quell'ora o all'ascolto di una conferenza o a vivere il rapporto di fraternità oppure il rapporto con la persona amata. Cronologicamente quell'ora è tale, sono 60 minuti, ma come diciamo pienezza è ben diversa quell'ora che io posso dedicare all'ascolto di una conferenza peraltro noiosa o che io posso dedicare a trattenere un rapporto di amore con la persona amata. Dunque il tempo quaresimale è questo, ecco, si presenta già dalle parole di Gesù appunto come una pienezza per eccellenza. Tempo quaresimale. Ma ci sono anche gli spazi dove vivere questo tempo di pienezza, questo tempo per eccellenza. E lo stesso Vangelo di oggi ci indica il deserto. Lo spazio quaresimale dove vivere questo tempo per eccellenza è il deserto, le tentazioni di Gesù che, ripeto, San Marco ci descrive con poche pennellate, a differenza degli altri due evangelisti, queste tentazioni di Gesù vengono vissute nel deserto, ma il deserto per la Bibbia è una realtà viva per l'uomo orientale. Più che essere uno spazio topografico, il deserto è una realtà viva, cioè è una situazione dell'esistenza. Vedete, ritorna, è una specie di kairos. Se pensiamo al pellegrinaggio nel deserto del popolo di Israele, liberato dall'Egitto verso la terra promessa, possiamo comprendere meglio, dopo aver lasciato alle spalle quell'aspro giogo dell'oppressione faraonica, Israele ha davanti agli occhi l'orizzonte luminoso della terra promessa, l'orizzonte luminoso della libertà. Il deserto è il luogo per eccellenza della tentazione, dicevamo prima, e del rischio. Nel silenzio del deserto gli israeliti si trovano da soli con se stessi e con il loro Dio. E lì, nel silenzio del deserto, Israele fa una considerazione importantissima. Questo Dio che mi sta liberando adesso è lo stesso Dio che mi ha voluto, mi ha creato. Luogo del silenzio, ma anche luogo della tentazione, perché, come sappiamo, ogni tanto riaffiorava, può riaffiorare anche nel deserto quaresimale della nostra vita di oggi, la tentazione nostalgica, la tentazione della nostalgia. E nel libro dell'Esodo abbiamo indicazioni in questo senso. Quando il popolo si lamentava con Mosè, forse perché non c'erano sufficienti sepolcri in Egitto, ci hai portati a morire in questo deserto. E dunque riaffiora quel passato vuoto, squallido, di schiavitù, con una veste falsa di
lustrini, di sogni, di bagliori, fossimo morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pendola della carne, mangiando pane a sazietà. Dunque, il deserto, realtà viva, il deserto, luogo di tentazione, di rischio, il deserto anche luogo di peccato e di infedeltà. Ci aiuta un po' il profeta Osea a comprendere quest'altra dimensione del deserto come luogo del peccato e dell'infedeltà. Il deserto fa emergere il vuoto interiore, la ribellione, il disimpegno, la paura del credere, l'egoismo del donarsi, il desiderio del godimento immediato, anche il rifiuto della legge divina. Dunque il deserto è il luogo simbolico del peccato e dell'infedeltà. Il profeta Osea c'ha una strofa intensissima del suo poema di amore per la moglie Gomer, una sposa infedele, ma sempre amata. E questa sposa infedele, simbolo trasparente delle relazioni tra il Signore e il suo popolo. Quando il profeta Osea canta il ritorno della donna amata dopo il tradimento, il profeta sogna di poter celebrare una nuova luna di miele. Scrive così Osea nel capitolo secondo del suo libro: ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore, e là nel deserto canterà come nei giorni della sua giovinezza, quando uscì dal paese d'Egitto. Ma anche il profeta Geremia vedrà nell'esperienza del deserto il luogo della intimità, della tenerezza, del fidanzamento tra Dio e Israele. Mi ricordo di te, dice il Signore, dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto. Dunque un tempo quaresimale che si configura come tempo di pienezza per eccellenza, un kairos plerun, un tempo di pienezza, non un cronos, ma questo tempo che conosce uno spazio, conosce un luogo che è il deserto, deserto che è una realtà viva, luogo anche di rischio e di tentazione, luogo del peccato e di infedeltà, ma anche luogo di una nuova luna di miele. E così l'itinerario quaresimale si presenta adesso, quest'anno, dinanzi a noi. Ora, Gesù viene raffigurato non solo come l'Israele perfetto che nella pace e nel silenzio contemplativo del deserto sceglie la via del Padre, scagliato, spinto, gettato, no? Nel deserto dallo Spirito, Gesù, abbiamo detto, deve fare la sua scelta e sceglierà la via del Padre. E dunque è un po' anche incarnazione dell'Israele perfetto, no? Nella pace, nel silenzio contemplativo del deserto, Gesù sceglie la via del Padre. Ma Gesù è anche l'Adamo, è il nuovo Adamo. È l'Adamo della nuova creazione che vive in armonia con gli animali, con le fiere, cioè il deserto viene trasfigurato in un paradiso interiore sul quale aleggiano gli angeli di Dio. E, ci dice San Marco, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto, vi rimase per 40 giorni, tentato da Satana, stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Dunque Gesù è anche l'Adamo della nuova creazione che vive in armonia, in pace con il creato. Il deserto viene trasformato in un paradiso interiore sul quale aleggiano gli angeli di Dio. Ecco, allora, come Gesù, anche il cristiano, sulla scia di Gesù, che è il nuovo Adamo, sulla scia di Gesù anche il cristiano esce dal deserto urbano della distrazione, dell'egoismo, della ottusità dello spirito,
della tentazione per entrare nel deserto della Quaresima, che è deserto di silenzio, di contemplazione, di amore, della vera libertà. La semplicità di vita alla quale ci richiama il digiuno del mercoledì delle ceneri, ci richiamerà anche il digiuno del venerdì santo. La semplicità di vita, l'essenzialità, il digiuno del deserto quaresimale di Cristo e del cristiano acquistano, allora vedete, un senso e una concretezza particolari. La lotta, vedete, è un po', si sposta, direi, si sposta, perché l'ascesi, più che essere, diciamo, sul cilizio sfibrante, sulle catene, sulle flagellazioni che l'uomo contemporaneo non capirebbe, questo naturalmente non significa che questi strumenti non siano necessari per la santificazione, sia ben chiaro, a patto che il fedele sia guidato da un santo padre spirituale, si muova con i consigli della Chiesa. Ma la mortificazione che vediamo più nel nostro tempo consiste un po' nella liberazione dal bisogno di stupefacenti, la fretta, il rumore, la droga, l'alcol, il piacere, gli eccitanti di tutti i generi. Cioè, questo deserto quaresimale è più in un riposo creativo, nella quiete, nel silenzio. L'uomo qui ritrova la facoltà di concentrarsi per la preghiera e la contemplazione, persino in mezzo a tutti i rumori del mondo, nella metropolitana, tra la folla, i crocicchi di una città, deserto interiore, per comprendere la presenza di Dio, per comprendere la valenza di se stessi, per comprendere la presenza degli altri, degli amici. Il deserto, dunque, oltre che una macerazione fine a se stessa, prima di tutto come rinuncia gioiosa a ciò che è superfluo. Dunque alla spartizione del superfluo con i poveri. Ecco, e questo deserto sarà allora una serenità pagata e spontanea della coscienza. E l'annuncio di Gesù prende avvio dal deserto. Il contenuto dell'annuncio di Gesù che cos'è? È il Vangelo di Dio, è la bella notizia. Il Vangelo di Dio, la bella notizia, bella anche in senso di buono, buona, bella perché buona. La caratteristica di questo rabbì particolare è annunciare il Vangelo, cioè una parola che conforta la vita, una parola che conforta la vita. Dio mi è vicino, l'arcobaleno, ricordate, della prima lettura? Dio mi è vicino, con lui sono possibili cieli nuovi e terra nuova. Ed ecco allora Gesù che predica: convertitevi, credete al Vangelo. Questa predicazione, questo annuncio della buona novella, Gesù passa, annuncia, dunque lascia pollini, ecco, del suo Vangelo. E questo invito, convertitevi, cioè metanoeite, letteralmente giratevi su voi stessi, i francesi direbbero, adopererebbero il verbo se tourner, girarsi su se stessi, giratevi verso la luce, perché la luce è già qui, è il movimento continuo del girasole che si gira ovunque c'è la luce, si orienta il girasole in maniera tenace, in maniera paziente, ma si orienta verso la bellezza della luce di Dio, verso il Dio di Gesù, verso il suo volto di luce. Carissimi fratelli e sorelle, rimaniamo in unione di preghiera e diventiamo compagni, ecco, di cordata, di scalata in questa bellissima avventura di un tempo di pienezza, di un kairos plerun, ecco, tempo di pienezza nel deserto quaresimale, per uscirne come creature rinnovate dalla luce del risorto. Buona domenica a tutti.